Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Terremoto, appalti, Covid, indagati, vertici ASL. 23 persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito di tre filoni investigativi che riguardano gli appalti indetti per fronteggiare la pandemia da Covid. I filoni investigativi per i quali sono stati emessi gli inviti a comparire riguardano gli ospedali modulari a Napoli, Caserta e Salerno, un appalto da 18 milioni di euro, le forniture di mascherine per bambini e infine una serie di episodi di appropriazione indebita di tamponi e mascherine da parte del personale sanitario. Tra le 12 persone indagate per gli ospedali modulari figura anche il manager dell'ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva, al quale gli inquirenti contestano i reati di turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture in relazione al suo interessamento per favorire la multinazionale francese Siram, a cui far avere lavori in subappalto dalla società Med di Padova, i cui titolari risultano indagati. Ad anticipare informazioni su quel bando alla Med sarebbe stata sempre, secondo la procura, una dirigente dell'ufficio di gabinetto della giunta regionale, componente dell'Unione Unità di crisi. La dirigente Roberta Santaniello, insieme con il coordinatore della task force regionale contro il Covid, Italo Giulivo, sarebbe coinvolta anche nel filone di indagini che riguarda le mascherine per bambini e per il quale sono stati emessi 5 inviti a comparire. Gli stessi 5 inviti a comparire anche per il terzo e meno rilevante filone di indagini. Un incensurato ucciso con 5 colpi di pistola alla testa nel quartiere Soccavo, Emanuele De Angelis, 28 anni, trovato dalla polizia a terra in un giardino condominiale. Risale all'alba di questa mattina o addirittura alla tarda serata di ieri l'omicidio di Emanuele De Angelis, scoperto dalla polizia a Soccavo, quartiere di Napoli. Il giovane pregiudicato aveva 28 anni, è stato crivellato di proiettili alla testa con una modalità che fa pensare all'esecuzione di un boss. Il corpo è stato rinvenuto nel cortile di uno stabile di due piani in via Contieri dopo una segnalazione al 113. La polizia sta ricostruendo i contatti di De Angelis con i clan dell'area occidentale, tra i quali è in atto da settimane una faida a colpi di ferimenti ed omicidi. Nel pomeriggio di ieri 15 colpi di pistola sono stati esplosi in via Palazziello, nello stesso quartiere di Soccavo, contro Antonio Ernano, 44 anni, cognato del boss Alfredo Vigilia, soprannominato Oniro. Ernano, intercettato dai sicari mentre era in auto con la moglie, è riuscito a fuggire ed è rimasto ferito ad un gluteo da un proiettile. La polizia sta indagando sulla possibile connessione tra i due episodi e più approfonditamente sull'eventuale intreccio di interessi malavitosi nell'area. Lite con coltello in una scuola a Melito. Un ragazzino di 13 anni è stato ferito alla schiena mentre era in classe ieri nella scuola media Marino Guarano di Melito in provincia di Napoli con un'arma da taglio, forse un coltello oppure un tagliacarte. A colpirlo è stato un compagno nel corso di una lite. Il 13enne è stato soccorso dagli insegnanti e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Bono di Napoli, 3 i punti di sutura applicati. La dinamica è in fase di ricostruzione, i militari stanno ascoltando il personale scolastico per cercare di fare luce sulla vicenda. L'arma utilizzata non è stata ancora individuata, non è quindi chiaro se si sia trattato di un coltello che a questo punto l'aggressore avrebbe portato con sé da casa o se invece sia stato usato un altro oggetto appuntito. Sono nel corso le indagini da parte dei carabinieri della tenenza di Melito. Il ferimento ha suscitato grande preoccupazione tra i genitori dei ragazzi che frequentano la scuola, che per tutto il pomeriggio di ieri hanno continuato a commentare la notizia sulle chat di gruppo. Il sindaco di Melito, Luciano Mottola, ha telefonato alla preside dell'istituto Marina Riccio, che si è detta molto scossa per l'accaduto. Riccio ha convocato un consiglio d'istituto tematico per valutare l'episodio ed eventualmente prendere provvedimenti. Nel corso di una conferenza stampa il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il presidente dell'EAV Umberto De Gregorio hanno presentato i progetti di investimento dell'ente autonomo Volturno. È stato presentato a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, il programma di opere dell'EAV e della Regione Campania per l'ammodernamento del trasporto pubblico locale. 8 miliardi di investimenti previsti nei prossimi anni per un totale di 70 cantieri, 40 dei quali già aperti e altri 30 da aprire nei prossimi 24 mesi. Ad illustrare il piano il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, insieme al presidente di EAV, Umberto De Gregorio. Ci sono ovviamente alcune novità che riguardano nuovi cantieri che apriamo, raddoppio del tratto della ferrovia circumvesuviana da Castellammare a Sorrento per risolvere una delle strozzature più rilevanti, ristrutturazione di alcune gallerie che rischiano di bloccare il traffico,
veramente un programma incredibile che ha consentito per un verso di dare respiro alle fabbriche dei trasporti nella regione Campania, a cominciare a Firema, Caserta, Irisbus ad Avellino, e che ci ha consentito di arrivare ad oltre 4.000 nuove assunzioni fra EVA, EAV e AIR, e ci ha consentito anche di assorbire i 500 dipendenti del CTP, l'azienda della provincia di Napoli, che era stata portata al fallimento. Dunque è un programma davvero gigantesco. Abbiamo 40 cantieri aperti per lavori in corso pari a 4 miliardi in questo momento su tutte le linee dell'EVA. A questi si aggiungeranno altri 30 cantieri che si apriranno con il fondo del PNR ed altre fonti di finanziamento per altri 4 miliardi. Per cui noi complessivamente investiamo 8 miliardi su cantieri infrastrutturali, ferroviari e metropolitani. Risorse di varia natura, europee, regionali, nazionali, e da ultimo, solo dal PNR, abbiamo avuto 1,5 miliardi. Tutela ambientale in prefettura, ha rinnovato l'accordo quadro su incendi e rifiuti. L'accordo avrà una validità triennale. A Napoli si è rinnovato nel Palazzo di Governo l'accordo di programma quadro per la reciproca collaborazione nelle attività di interesse comune tra il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, in rappresentanza del Ministero dell'Interno e la Regione Campania. L'accordo avrà validità triennale ed è finalizzato alla collaborazione in attività di protezione civile, in particolare gli incendi boschivi, di tutela ambiente ed ecosistema, gestione rifiuti con il controllo sui siti di stoccaggio, trattamento, smaltimento e incremento dei controlli sul rispetto della normativa antincendio, e inoltre di soccorso sanitario e di attività di ricerca nei settori della prevenzione e di monitoraggio dei rischi. Il prefetto Claudio Palomba. Ci saranno anche nuovi presidi per un prontissimo intervento nelle aree a maggiore criticità, e questo è importante anche in relazione a quelli che sono i dati che avevamo soprattutto per il tema degli incendi boschivi. Ma la collaborazione proseguirà ad ampio raggio anche per una serie di attività, prendiamo esempio il soccorso sanitario urgente, e questo è importantissimo, la gestione dei rifiuti, la gestione ovviamente la raccolta dei rifiuti, soprattutto in alcune zone, si è parlato molto di Terra dei Fuochi e mi piace ricordare i risultati raggiunti dalla struttura appositamente predisposta dal Ministero dell'Interno. Quindi è una cooperazione che vede e che conferma quella già iniziata nel 2019, ma che ci vedrà lavorare a pieno regime anche con le strutture del Dipartimento della Protezione Civile della Regione. Alla stipula presente anche l'assessore regionale all'ambiente Paolo Mancuso ed Emanuele Franculli, direttore regionale dei Vigili del Fuoco. La parte ovviamente della cintura dei parchi, la cintura alta della città, i parchi dei Camaldoli, la parte di Chiaiano è quella più a rischio ovviamente, mai come purtroppo il Vesuvio, che è stato teatro di tanti scempi, ma quella è un'area straordinariamente importante per l'ambiente, per la sicurezza della città, e noi ci teniamo davvero tanto. Questa è la cornice di un quadro. All'interno di questa cornice poi nelle prossime settimane potremo sottoscrivere delle convenzioni attuative, operative. Ripeto, la prima di tutte è quella che prevede una collaborazione dei Vigili del Fuoco, un concorso dei Vigili del Fuoco nella lotta agli incendi boschivi, e successivamente anche un concorso dei Vigili del Fuoco alla lotta agli incendi di rifiuti, cosiddetta Convenzione Terra dei Fuochi. Ospite in studio il presidente della quarta municipalità San Lorenzo Vicaria Poggioreale zona industriale, Maria Caniglia. Salve, grazie per aver accettato l'invito ad essere qui con noi per parlare appunto del ruolo importante delle municipalità. Salve. Salve a voi. Allora, insomma, voi siete stati eletti ad ottobre, un momento importante. Le municipalità devono recuperare quella centralità per soddisfare i bisogni dei cittadini. Qual è il suo obiettivo? Sì, noi siamo stati eletti nelle elezioni di ottobre e appena insediati abbiamo realizzato e affrontato nell'immediato una serie di criticità.
prima fra tutte la riapertura della sede di via dell'ex ospedale della Pace, proprio in via dei Tribunali, chiusa da ormai 3 anni, la cui chiusura ovviamente non garantiva più i servizi demografici ai cittadini residenti in quella zona. Ovviamente una zona a elevato presenza di cittadini, dove comunque c'è una forte affluenza soprattutto delle persone più anziane, ma anche di tante persone giovanissime che erano costrette negli ultimi 3 anni a recarsi per qualsiasi servizio demoanagrafico nella sede di via Gianturco. Quindi un segnale importante, un segnale che è andato nella direzione proprio della zona San Lorenzo Vicaria per i residenti e per i cittadini di quel luogo, che proprio nella fase di campagna elettorale, avendoli ascoltati, era una delle prime istanze che quasi tutti chiedevano a gran voce. Quindi abbiamo risposto in tal senso. Un territorio molto vasto, quello della quarta municipalità, tra l'altro insomma racchiude anche il quartiere San Lorenzo, a forte vocazione turistica. Fortunatamente la città risponde alla grande con la ripresa, i numeri ci dicono addirittura che siamo arrivati a livelli pre-Covid, e questo è un segnale che fa ben sperare, perché l'economia era veramente in ginocchio causa la pandemia. Però insomma diventa anche complesso gestire questo flusso, perché chiaramente bisogna garantire sicurezza, decoro, pulizia. Assolutamente sì, è un risultato importante, un risultato che è evidente l'affluenza dei turisti soprattutto in quest'ultimo periodo, soprattutto nella quarta municipalità. Un risultato che però ci sprona tutti, sicuramente la municipalità, ma anche il comune, come tutte le altre forze dell'ordine chiamate a garantire la sicurezza nei nostri quartieri, sono chiamate ad intervenire. Quindi un risultato importante a cui stiamo dando una forte attenzione. Non a caso nella zona di Piazza Garibaldi abbiamo implementato le attività di pulizia ordinarie, prevedendone anche qualcuna straordinaria, perché è forte l'attenzione anche nella zona di Piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi, lo ricordo, è comunque la porta della nostra città, dove non solo viene attraversata dai turisti in una fase ovviamente turistica come quella che si è aperta nel mese di maggio, ma viene attraversata anche da tutti i cittadini della città di Napoli che si spostano, vuoi per lavorare, vuoi per studiare. Ed è per questo che in quella piazza è necessario ampliare i servizi sicuramente di pulizia ordinaria e straordinaria, ma anche i servizi di sicurezza da parte di tutte le forze dell'ordine coinvolte. Anche per quanto riguarda la zona Vasto, l'attenzione è molto accesa da parte della municipalità. Pensiamo probabilmente di istituire un osservatorio all'interno della municipalità che vedrà coinvolti sicuramente le associazioni, ma anche tutti i servizi che nel territorio devono intervenire. E riferisco ovviamente all'ASL, ma anche a tutte le altre forze dell'ordine, al Comune centrale e anche la Regione. E insomma, lei ha citato la zona Vasto, dove vivono tantissimi extracomunitari. Ci sono stati molti problemi nel passato. È importante che queste persone vengano accolte sul nostro territorio, ma vengano integrate. Per cui insomma c'è bisogno anche di lavorare in tal senso, perché noi siamo una città dell'accoglienza, per cui dobbiamo però garantire un'integrazione per il bene loro e dei residenti. Assolutamente, un'integrazione va garantita, e vanno garantiti anche una serie di interventi a favore chiaramente dei residenti che si trovano in quel luogo. È chiaro che vivere in questo momento in quella zona è veramente difficile, dove ogni giorno si incontrano i residenti, le associazioni della zona per cercare di garantire ovviamente il benessere di tutte, ovviamente i residenti, ma anche dei soggetti che vivono per effetto di un'immigrazione. E noi sappiamo che il Vasto è da sempre un territorio fortemente accogliente in tal senso. Però c'è bisogno di creare una progettualità che veda ovviamente in gioco gli interessi di tutte le persone che vivono e vogliono bene a quel territorio, e la municipalità a quel territorio vorrà molto bene nei prossimi anni a seguire. Questo è proprio un obiettivo. Ecco, lei mi ha chiesto qual è un obiettivo di questa municipalità. L'obiettivo è sicuramente quello di dare dignità a Piazza Garibaldi e l'area Vasto. È chiaro che per farlo non può procedere da sola la municipalità, ma lo si deve fare in
modo sinergico, come abbiamo fatto con il Comune, prevedendo anche in questa fase l'accompagnamento dei senza fissa dimora, che è un'altra criticità ovviamente che noi abbiamo, proprio dove è stata istituita la Food Hall nell'ultimo periodo, per un accompagnamento, una presa in carico, una presa in cura da parte ovviamente dei servizi sociali delle persone che attualmente dormono purtroppo per strada, sia a Piazza Garibaldi sia nelle aree limitrofe. Quindi interventi ci sono, ma è chiaro che bisogna che Piazza Garibaldi diventa una sfida di Napoli tutta e di tutti gli organi competenti. Se appunto lei riuscisse in questo obiettivo, penso che avrebbe raggiunto veramente un grande obiettivo, una sfida veramente importante, forte insomma. Le chiedo come è possibile lavorare a distanza di 6 mesi senza gli assessori, questa non nomina degli assessori, diciamo, delle giunte dei parlamentini, insomma diventa risibile a questo punto, perché la politica dimostra di aver fallito, perché lì poi si gioca il ruolo della politica nella scelta degli assessori. È possibile che non riuscite a mettervi d'accordo, non riescono a mettersi d'accordo, perché poi insomma voi in qualche modo siete stati un po' esautorati da quelle che sono le vostre giuridiche funzioni, la scelta degli assessori? Le dico la verità. Appena insediati, le criticità che abbiamo trovato a livello territoriale, ma anche ovviamente a livello proprio di servizi amministrativi e la carenza di personale, ci ha portato, soprattutto in una prima fase, a focalizzarci su quelle che erano chiaramente le stanze dei cittadini, spesso spesati, spesso abbandonati, un esempio delle carte d'identità o di tutti i servizi demanografici chiusi a via dei tribunali. In questa prima fase, chiaramente, almeno io in qualità di presidente, in sinergia sempre con il Comune centrale, ci siamo focalizzati sulla risoluzione di problemi atavici che sembravano quasi irrisolvibili e che invece abbiamo dimostrato poter essere risolti con un po' di collaborazione istituzionale e di buona volontà. Oggi si apre un'altra fase, che è quella proprio degli assessori, una municipalità ne ha bisogno, sono comunque importanti e a breve credo che questa partita anche verrà chiusa. Chiaramente siamo una coalizione forte, una coalizione che ha deciso, in qualità di Presidente rappresento la coalizione tutta, ed è quindi giusto ascoltare anche tutte le forze che hanno contribuito a questo importante risultato. Qualche Presidente ha deciso di scegliere da solo, insomma, mi riferisco al Presidente Fucito, lei questa decisione non l'ha presa? No, assolutamente no. Anche perché insomma forse insomma l'atto di forza poi non consente dopo un lavoro tranquillo, quindi insomma ci aspettiamo da un momento all'altro queste nomine. Queste nomine, assolutamente. Un'altra zona importante che rientra nella sua municipalità è Gianturco, una zona che dovrebbe essere, diciamo, veramente curata e magari creare intorno uno sviluppo, perché è un'area importante. È sorto recentemente un grande albergo proprio sperando che si creasse poi intorno a Gianturco un progetto di valorizzazione. Ha in mente qualcosa per quella zona? Sì, diciamo è arrivato un segnale proprio nemmeno 2 mesi fa, possiamo dire, da parte comunque di un imprenditore di istituire proprio in quell'area un importante albergo di lusso. È chiaro che quando ci sono iniziative del genere, anche in questo caso bisogna mettere in essere una serie di azioni tali per non solo avallare scelte imprenditoriali che vengono fatte su territori importanti e quasi periferici di una municipalità, perché anche la municipalità ha delle località centrali e delle località più periferiche. L'attenzione della municipalità è chiaramente riservata a tutte le aree, quelle più centrali, dove appunto abbiamo detto si sviluppa il turismo e sono maggiormente oggetto di passaggio da parte praticamente di turisti e quindi hanno un'affluenza turistica maggiore, ma siamo molto concentrati anche per quanto riguarda l'area periferica, nelle quali devono essere sicuramente garantiti quelli che sono i servizi essenziali. Non esistono nella municipalità 4 residenti di serie A e residenti di serie B, quindi le scelte ovviamente, come nel caso della Food Hall e come nel caso di Via Gianturco, di imprenditori che investono in un territorio, vanno accompagnate con la garanzia di quelli che sono i servizi indispensabili che una municipalità deve garantire.
garantiremo questi servizi e stiamo facendo di tutto per garantire questi servizi, non solo ovviamente nelle zone centrali, ma anche e soprattutto nelle zone periferiche. Non a caso vengo continuamente e costantemente contattata dai cittadini, perché siamo comunque il primo ente vicino ai cittadini, che puntualmente mi scrivono e ogni settimana li invito e li ricevo nella presidenza, nella sede della presidenza, in via Gianturco, nelle quali affrontiamo le nostre criticità, ci diamo dei tempi per risolverli e quindi cerchiamo in questo caso di garantire i servizi a tutti veramente e in tutte le aree della municipalità. L'ascolto del territorio è fondamentale per portare a casa risultati. Prima di salutarci mi dica una cosa: è preoccupata come presidente della municipalità dell'escalation di violenza tra i giovani? Assolutamente sì, sono preoccupata, perché soprattutto per i giovani sarebbe necessario intervenire in una fase proprio scolare. Tanti progetti, e stiamo immaginando proprio di istituire dei progetti per l'anno 21, sono in contatto soprattutto con molti presidi nelle aree delle aree della quarta municipalità, per portare dei progetti sia di legalità ma anche per avvicinare maggiormente i giovani a quelle che sono le istituzioni. Siamo, è necessario però intervenire anche in questo caso, sicuramente con dei progetti volti a garantire e a far comprendere anche la gravità di certe azioni ai giovani, ma è anche pur vero che dobbiamo, soprattutto in alcune zone di Napoli, immaginare dei controlli che siano ovviamente più efficienti e che coinvolgono ovviamente anche in questo caso tutte le forze dell'ordine. Solo in sinergia, quindi polizia locale, polizia di Stato e carabinieri, possiamo cercare di avere una maggiore garanzia per la tutela dei territori. Ricordo sicuramente che anche la quarta municipalità è una zona chiaramente di movida, dove anche questo, certo, abbiamo avuto anche nei mesi scorsi queste criticità legate ovviamente a una movida di alcuni luoghi. Anche per la movida, in questo caso, ecco proprio l'attenzione alle zone più periferiche, in qualità di presidente ritengo che dovrebbe essere spostata ovviamente in luoghi come quello del centro direzionale, che sono più ampi, consentono anche più facilmente un controllo della zona e consentono anche ai giovani di vivere in libertà maggiormente la movida, perché è chiaro che un'affluenza eccessiva di giovani in strade più strette può portare ovviamente anche più facilmente a determinate risse, mentre il centro direzionale, per la sua posizione strategica, per gli ampi parcheggi e chiaramente per la facilità con cui può essere raggiunta, potrebbe essere un luogo nel quale poter col tempo, piano piano e creando delle azioni, degli spettacoli, degli eventi, delocalizzata la movida. Quindi anche questo è un altro obiettivo che ci stiamo ponendo affinché possiamo risolvere da una parte il problema della movida in alcune zone critiche e da un'altra parte dare di nuovo vivacità a un luogo che a causa della pandemia purtroppo oggi sta vivendo un momento di crisi. Allora, noi non resta che augurarle buon lavoro, la salutiamo e la ringraziamo per essere stata ospite nel nostro telegiornale. Buon lavoro, arrivederci. Grazie. Lunedì 13 giugno al Chiovato di Bacoli la Coppa Gais per il decennale della promozione del Napoli femminile in Serie A. Presentato anche il progetto nel corso di una conferenza stampa Pro Calcio Donne. Andiamo avanti, vediamo ancora un servizio. L'Italia metterà a disposizione il clima e i terreni coltivabili. Israele, circondata dal deserto, invece a disposizione metterà le sue tecnologie nel campo dell'agricoltura. Nasce così a Napoli, nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio, l'asse tra i due paesi per rispondere alla crisi internazionale di risorse alimentari provocata dal conflitto tra Russia e Ucraina. Ad aprire i lavori il rettore della Federico II, Matteo Lorito, il sindaco Manfredi e l'ambasciatore di Israele, Dror Reidar. Napoli e Israele oggi sono al centro dell'avanzamento tecnologico in un campo fondamentale non solo per il cibo ma anche per la pace, perché più cibo di qualità significa anche pace. Napoli si candida ad avere un ruolo centrale a livello mediterraneo in questo tema, che è uno dei grandi temi, forse il più grande tema del futuro. Questo non è solo business, questa conferenza è anche una
speranza. Il vertice Tech Agriculture arriva in città pochi mesi dopo le proteste per i rincari sul costo di pasta e pane e gli scioperi dei produttori che chiedevano alle istituzioni locali il ritorno alla produzione di grano nella regione Campania. E sull'argomento abbiamo intervistato il presidente di Confagricoltura Gianzanti. Sono state fatte delle scelte sbagliate, lo dobbiamo dire, quindi... ma sono scelte di programmazione che vengono fatte ogni 5 anni e quindi se si guarda ad esempio il grafico delle produzioni, come sono scese le produzioni dei principali prodotti di base, il mais, il grano tenero, si vede che ogni 5 anni ad ogni scelta politica diminuisce la produzione di questi cereali a livello europeo. Perché si è forse ritenuto che era più giusto farlo in altre parti del mondo, chissà, certo è che abbiamo fatto un errore. 3 i ministri intervenuti, alle politiche agricole Patuanelli, agli esteri Di Maio e per il sud della coesione territoriale Mara Carfagna. Il superamento del set aside, la sospensione dei terreni a riposo è un primo elemento, probabilmente non sufficiente, e quindi sicuramente il dibattito europeo va in quella direzione. In questo momento l'insicurezza alimentare generata dall'invasione russa dell'Ucraina sta costruendo situazioni di instabilità in tutto il mondo. Per questa ragione noi crediamo che sia il momento di investire sempre di più nelle tecnologie. Ci sono tanti sostegni in campo al settore agricolo, a cominciare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E l'iniziativa di oggi è sicuramente un'iniziativa molto utile perché rafforza la cooperazione tra 2 paesi mediterranei. 30 i quadri per itinerari, la mostra del compianto artista Antonio Asturi. Ci sono diverse opere che ripropongono scorci di Parigi, dalla Senna al Moulin Rouge, passando per alcune delle rue più affascinanti della capitale francese. Ci sono poi gli scorci legati alla Grecia e alla Tunisia, e c'è infine tanta Italia, soprattutto Campania. Sono in tutto 30 i quadri che compongono Itinerari, la mostra dedicata al compianto Antonio Asturi, artista nato nei primi del secolo scorso a Vico Equense che grazie alla sua arte e al suo talento si è fatto ammirare in tutto il mondo. Un vernissage è stato organizzato a Torre del Greco presso il Centro d'Arte Mediterranea presieduto da Gigi Madonna. Noi questa volta, sempre con Severino Orlando, abbiamo pensato di realizzare un'offerta che si fermi solo al paesaggio. Però questo paesaggio è stato diviso in 2 tronconi, quindi il sole, che è rappresentato dalla penisola sorrentina e tutti gli aspetti che riguardano la nostra costiera, oppure Capri, Procida, e dall'altro lato ci sta poi invece la Ville Lumière, il plumbeo, quello che può essere un'atmosfera filtrata attraverso quello che sono le nebbioline, le ugge della Parigi che noi comunque amiamo. L'idea alla base della rassegna è quella di rivivere attraverso lo sguardo del pittore luoghi e posti del mondo ormai raggiungibili attraverso un semplice click. Ai nostri microfoni Severino Orlando, genero di Asturi, tratteggia l'arte del pittore. Asturi non aveva la macchina fotografica, non aveva un taccuino di appunti che appuntava qualunque cosa. Questi sono tutti i quadri che ha fatto a Vico Equense, nel suo studio, non l'ha fatto sul posto a Parigi, però a Parigi prendeva appunto con i pastelli, con le matite, annotava tutto, qualunque cosa. Pur essendo analfabeto lui ha studiato tantissimo, ha conosciuto i grandi perché era in grado di rapportarsi con i grandi. In ogni quadro di Asturi c'è l'anima. Di ogni argomento che tratta. Asturi entrava nell'essenza del quadro, quindi non aveva i soliti fronzoli, le solite manierismi di altri pittori. Soprattutto Asturi dipingeva con lo specchio, lui guardava lo specchio e dipingeva così. Lo specchio dietro dipingeva così, per cui certe cose non hanno un manierismo, proprio perché lui dipingeva con una distanza moltiplicata. È tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci.